so quando per te finisce il gioco e inizia la tua persona, che è in un senso bello, te la traduco. Credo che tu abbia delle insicurezze come persona, come ce le ho. Sì. Che ti pesano probabilmente, perché io e te non abbiamo mai parlato di te profondamente. Sì. Ho potuto sentire qualche discorso sulle tue ex. Io credo che tu abbia delle insicurezze tue personali che sono profonde in qualche modo, non so per quale motivo, ed è come se cercassi in tutti i modi di nasconderle, cercando di essere sempre l'anima della festa, l'anima che è giusto, è la tua persona ed è la tua personalità. Mi fa piacere che tu me ne parli, perché non ci mi sta. Sento libera di parlartene, perché so che comprendi. Sì, ma cosa mi deve interessare del e tuo... A volte, per esempio, quando dico non so quando finisce il gioco e cominci tu, perché tu a volte giochi così tanto che è vero questa cosa che si prende, come l'altra volta quando dicesti baby, faccio due passi indietro, baby, e poi mi hai detto no, stavo giocando. È quello che non capisco, però va bene così, cioè non è che lo devo capire per forza. No, ma dimmi, te ne più, parlo, capiamolo. Te lo dico, brava, capiamolo. Io ho fatto dei passi indietro, te l'ho detto, perché poi i primi giorni mi ha fatto perdere la testa, e allora ho detto non mi va di subito farmi castelli. Uno, perché ho paura di innamorarmi. Due, perché tu poi mi hai raccontato delle cose della filosofia in merito a questi tuoi ex fidanzati. Non so, sarei solo felice quando tu me le racconterai, e vorrei fosse anche l'ultima cosa, perché se questa tua paura che senti, dimmela allora all'ultimo, chi se ne frega. A me basta sapere chi esce la gatta, dove è nata, cioè tutte queste cose qua sono molto più importanti, capito? Ed è quello che mi ha fatto affezionare. Mi piacerebbe conoscere anche degli altri aspetti di te, anche a me, perché non è che conosco tutto. Sono sicura che esistano, ci sono, perché ci sono. L'ho sentito ed esistono. Io quando sento una cosa credo che ci sia qualcosa, no, nelle persone. Certo, ci sono. E quando sarà il momento giusto, perché le cose accadono quando è il momento giusto, ma anche di te io credo. Certe volte magari ti ascolto quando parli così al gruppo, io di te ho conosciuto una parte che è quella fondamentale per dirmi posso andare avanti nella conoscenza, ma io vorrei sapere tante di quelle cose in questa vita di 28 anni. Poi tu hai la mia età, cioè, quindi siamo anche coetanei, viviamo le cose da coetanei, mi puoi insegnare un sacco di cose. Io non lo so, credo, non lo so, boh, probabilmente sì, probabilmente no, in generale. Penso che sia andare a avere. Sì, sempre. Esattamente. E... però ecco, io ti invito a rifletterci su sta cosa, nel fatto che sei una bella persona, quindi a volte l'anima della festa nasconde dietro anche tante fragilità. Indubbiamente, Shaila, indubbiamente. Sono qua anche per questo. Sono qua e per capire. Il fatto che tu le possa esternare ti permetterà di cacciare un lato di te che è umano, e non è per forza quello che deve intrattenere tutti o far ridere per forza tutti, no? Certo. Magari a volte hai bisogno. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.